Vedete, mi sentite? Allo, allo. Perfetto. Allora, intanto comincio. Dunque, l'ordine in cui voglio procedere, anche perché poi le cose che voglio fare non sono tantissime, sono di picchiettare questa parte qua dietro con dei chiari e degli scuri in modo tale da fare un effetto di foglie più dettagliato, mettere i buchi nel cielo, come dicevo, andare a sistemare un po' i colori di questa roba qui in maniera tale che sia. Pure qua, no? Voglio creare più verdi, più gradazioni di verde. Sì, certo, spugna. Adesso ci dipingo sopra. Qua sotto pure posso fare delle zone, no? Di colori differenti. Quindi, allora, perché tutto questo avvenga senza che succedano disastri, questo foglio deve essere nastrato. Usiamo il nastro ordino, questo qua. Sono un po' incollato sul maglione, così almeno poi si stacca. Scusate, devo rispondere. Scusate, ho staccato il telefono. Allora, dunque. Ale, allora, da dove cominciamo? Quindi abbiamo tutti i verdi. Divertiamoci con i verdi, con gli acquerelli. Intanto cominciamo con una roba facile. E riempiamo una robina d'acqua.
Sì, uso le boccettine da Kikkoman perché sono stupende per... Ci serve un po' di rosso, in verità. Non so, siamo alla terra, no? Le uso perché... sono stupende per dosare l'acqua. Secondo me sono strumenti da paura per disegnare. L'idea è quella di avere, diciamo, delle robe più sature davanti, no? E la roba meno satura dietro per dare un effetto di prospettiva cromatica. Si separano bene questi due livelli già, ad esempio, no? Ciao Emilio. Sto colorando un disegno. Lo so che messa così sembra un po' sbrigativa come dire, però è esattamente quello che sto facendo.
Esatto. E Zafior, Zenosauro, grazie. A tutti e due, zu, zu. Ciao una ragazza qualunque, buon pomeriggio anche a te.
dove stai? Allora. Ciao Zenosauro. Grazie ancora per il follow. Attenzione, mi è arrivata una mail dall'ISIA di Roma che riguarda l'eventuale chiusura.
Dice che deve uscire un decreto nel pomeriggio. E quindi saprò se domani devo andare a scuola o no. Chissà se chiudono pure le scuole di fumetto. Spero di sì. Sei a Roma, Sandrivo? Sì, nel pomeriggio dovrebbe uscire il decreto ufficiale per capire se è da dopodomani o già da domani. Ah beh sì. Figo, Sardegna dove sei? Se non sono indiscreto. Ok.
Ah, nuoto, sì. Ok. Grazie, Pippo, ho sbagliato, sei troppo gentile. Nuoro. Ok. Sempre detto nuoro. Allora, bene, nuoro. Nuoro, quindi. Emilio? Giusto? Adesso ci pigliamo un po' più su di verde e facciamo il pratino con il nostro amico Ronfo. Chiaro. Anzi no, usiamo questo, che è già bello gialletto. Pennellone gigante, non ti allargare troppo.
Gareppa. Grazie per il follow. Bellissimo nick Gareppa. Una via di mezzo fra Garegga e Parappa. Che sono due bei giochi. Sono stato a Cagliari un paio di volte e sempre un po' di corsa in verità. E quindi boh, mi sento di essere non autorizzato a parlare proprio. Troppo poco. Big A, Big A. Grazie per il follow, thank you for the follow. Aspettare che si asciughi questa roba per capire quanto è giù effettivamente di luminosità. Nel frattempo però eh no, no, ma ci credo che sia una roba da mozzare il fiato, non c'è manco un dubbio.
Adesso vogliamo andare più scuro tutta questa zona qua. Quindi, per farlo, posso farlo in due modi. Uno è sicuramente quello di aggiungere un puntino di blu. Eccomi, scusatemi. Ciao Faganza. Ciao Indil 77. Faganza, dobbiamo parlare, dobbiamo parlare. Quando è un minuto poi dobbiamo parlare. Della tua commission. Allora, devo scurire questa roba sopra. Una terra meglio, così poi mi fa più contrasto con
È fighissimo lavorare così sulle stampe perché è come lavorare in multipla in digitale, stessa cosa, uguale. Non si sposta niente di quello che c'è sotto. Invece quando lavori sulla grafite o sulle matite, una pennellata significa comunque portare via un sacco di dettaglio da quello che c'è sotto, no? Questa roba qui garantisce l'immobilità dei livelli inferiori, no? La roba sotto è bloccata completamente ed è bellissimo. Essendo cresciuto con tanto lavoro sul digitale, è una roba che ho sempre, cioè, tendi sempre a snobbarla quella roba quando vai a lavorare per velature, no? È sempre un po' una delusione. Invece così rimane tutto come deve. Potrebbe essere ancora più scuro. E lo faremo ancora più scuro. Vuole più terra d'ombra. C'è una cosa insopportabile delle colline, è che hanno messo il colore alla base ed è impossibile capire che colore stai toccando fino a quando non guardi esattamente l'etichetta frontale. Quindi ci vogliono delle ore alle volte a trovare i colori. Ho stampato su Arche 300 grammi a San Andreu. AXJack 24. Grazie del follow.
Mettiamoci un po' di rosso. Allora, risolviamo così. Ping. Ping. Ehi, David Facundo, grazie. No, inkjet. Sì, penso sì. Pippo sbagliato. No, faccio una scritta, faccio un titolone. Una parte che non mi torna.
Va benone, Five Ganza. Va tutto bene. Alla fine non siamo riusciti a beccarci più lì a Milano, che è saltato tutto per la seconda volta, quindi un po' sfortunato. Bisognerà aspettare un bel po', mi sa. Adesso farei asciugare questa roba con la violenza del phon. Quindi vi abbasso un attimo il volume, mettete musica tipo l'ascensore e torno subito.
qualche info. Sai che non lo so, nel senso, io tutte le volte che li compro perché mi sembrano belli. Non è che c'è una grande strategia. Non so che dirti in verità. Questi sono, cioè se puoi dipingere, io uso questi qua che sono con la punta un po' a missiletto, che è l'equivalente al nostro pennello tondo, però c'è la punta affilata in realtà. Sono molto grossi, tengono un sacco d'acqua, questo per dire uno di quelli, no? Tengono un sacco d'acqua e boh, sono formidabili. Ci sono pure quelli stretti e lunghi, tipo questi, fanno una punta molto sottile, però non riesco a darti molte altre indicazioni. Nel frattempo però i colori del nostro disegno sono diventati giusti perché asciugandosi, come dire, si è scurito tutto e ha fatto il suo dovere. Quindi quello che potrei fare adesso è provare a mettere una puntina di cielo e vedere che succede. Per farlo useremo un colore bellissimo che è Eliotrope. Oppure blu celeste, forse meglio. Facciamo un mix di questi due colori. Ok, allora prendiamo un piattino. Dunque, uno. Se no ci manca un'altra puntina di azzurro, forse anche una puntina di bianco. Sì.
qua. No, no, figurati, mi sa che prima non eri lontano dal computer, l'ho detto pure io, dobbiamo sentirci. Assolutamente. Ehi, ciao Adriano. Ragazzi, salutate tutti Adriano Carnevali. È un onore averti qui, Adriano. Mi emoziono tantissimo.
Sì, dobbiamo tutti genufletterci in buona sostanza. Non so come si fa in streaming così. Bowing. Benvenuto su Twitch, ma avevi già un account tuo su Twitch, Adriano? O l'hai fatto apposta? Che bello, un momento bellissimo, ragazzi. Ehi Renzo Nerart, grazie per il follow. Grazie, sei troppo carino Adriano. È un onore mio, io sono sconvolto dalla gioia, non puoi capire quanto è bello disegnare queste cose con te.
Riot Android, grazie per il follow. Hey, Lanzarote, thank you so much. Thank you so much. And have a nice lurk. No problem. Pare che ci siamo. Allora, manca mosso un po' di foglioline. Voglio fare qui. Gli alberi dietro alla fine sono belli, un po' più piattini. Però qua un paio di puntini di highlight li voglio mettere. Quindi dobbiamo trovare un giusto punto di verde. Cromo con un po' di giallino. Ma figurati, io, guarda, sono un bluff, Adriano. Assolutamente sono un bluff. Mi attrezzo con quello che posso per cercare di fare il meglio che posso, ma ci sono dei bravissimi pittori nel mondo del fumetto e un giorno andiamo insieme a imparare se vuoi, perché pure io ho bisogno. Abbiamo detto un po' di giallo, un po' di... forse più che giallo servirebbe una terra. Perché è gialla alla fine questa roba qui. È gialla con un po' di bianco. È giallo e bianco. Spatoletta, dove sei? Eccola qua. Puntina di verde, probabilmente. Poi ci mettiamo il bianco. Ragazzi, la cosa più bella mai successa, penso, sul canale Twitch italiano, quindi teniamoci stretto questo momento.
il bianco. Allora, vediamo che riusciamo a fare con questi tre colori. Prendiamoci un'altra ciotolina. Sì, ci siamo. Ora, adesso voglio provare a fare una roba estrema, che non so se mi riuscirà. Ci provo. Allora, quello che voglio fare è spampare questo pennello. Poi mi tiro su un po' di colore solo sulle punte. Farlo con un pennello un pelo più piccolo, ma poi faccio direttamente puntini, ma faccio prima. Sono tempere de giapponesi che si chiamano Knicker Poster Color. L'effetto è figo però, vorrei cercare di recuperarlo, no? Proviamo con un pennello un po' più. Mi servirebbe un pennello di quelli aperti, ma non ce l'ho. Maledizione, vabbè. Ah!
Ce l'abbiamo lo zoom, eh? Abbiamo lo zoom così, ma abbiamo anche lo zoom così, che è ancora più sì, purtroppo è zoomatino da dentro anche, cioè c'è lo zoom della macchina più lo zoom di OBS, quindi è un po' sfocato, eh? Vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco, forse però meglio. E allora Adriano, mi devi fare un corso di formazione, perché voglio diventare anch'io un bluff come te, se possibile.
Sto tutto senza. Sto andando a zoomare. Sta diventando tutto molto più luminoso di quello che non è veramente, avviso di questo, poi quando torniamo, facciamo il definitivo. Allora, la cosa è andata così che ovviamente come autore l'ho consumato piccolo. Poi a un certo punto abbiamo deciso io faccio parte in realtà di questo collettivo perché poi, come dire, certe cose non finiscono mai in qualche modo. Mi sono separato diciamo, pubblicamente, ma siamo rimasti sempre super amici, veramente. E con
questo collettivo ci chiamiamo Super Amici, abbiamo fatto questo volume di Hobby Comics, che era la nostra rivista ammiraglia, diciamo, del collettivo. Abbiamo fatto un numero speciale sui Ronfi e Michael, che è parte, diciamo, del gruppo, si è messo in contatto con Adriano da molto tempo, in realtà prima, credo. E Michael è, oltre ad essere uno dei più grandi fumettisti, è anche uno stalker importunatore di disegnatori bravissimi. E Adriano è stato gentilissimo, si è fatto importunare e ci ha consentito di fare questo volume, che è lo speciale Ronfi di Hobby Comics, che adesso vado a prendere così lo vedete. E poi da lì è nato tutto, insomma. Tiro un po' giù l'esposizione, così la vedete con dei colori un po' più corretti, perché così è veramente molto sparata. Sì. Detto questo, io passerei alla realizzazione del titolo e dell'ultima contrastatina. No, i Ronfi li lascio piatti, cioè i personaggi li lascio piattini. Non li voglio renderizzare in maniera ulteriore.
Sì, no, ma però questa illustrazione si basa tutta su questo contrasto bislacco, no? Fra la parte pittorica e la parte grafica. Lo fisso, sì, beh no, perché fisserò la matita, quella sì, quella viene via. Questa sì, si potrebbe staccare un po', ecco, sta roba, sta matita che sto mettendo mo', ma sono acquerelli e tempere, quelle non vanno fissate. Non serve. Servirebbe una protezione UV, quello sì. Quella servirebbe. Infatti questo che ce la metto pure. Ok, allora. Ma la bellezza di Twitch è quella di far sbagliare. Ok, facciamo il titolo dall'altra parte. Mi distacco. Ciao, a tra pochissimo. Rimanete online che mi ricollego subito.